Ragazzi, buongiorno, buona Pasquetta, che dire. Oggi è una giornata un po' così. C'è chi fa festa e c'è chi lavora. Siamo qua, oggi video ne ho pochi ancora, c'era quello di mio figlio. Questo è un furgone camperizzato dei Tosatori, addirittura la targa estera. E fanno una vita un po' da nomadi. Già, un signore che abbiamo già fatto due parole, come ti chiami? E Adaronato sei qua di di Poirino. Poirino, qua, ma siamo sotto Torino, perché ho visto il cartello Villanova. Più avanti, sì. Qua forse un po' Poirino. Ah, qua è Torino Sì, comunque. qua. Bon, e anche oggi L'isola bella è Poirino. la Pasquetta la passiamo al lavoro, qui stivai, Certo. non si molla mai, Ci si ferma per tutto, il come si mondo dice. agricolo è così. Adesso vado a cercarmi Piero. Ci vediamo dopo. E tu gli dai una mano? Certo, lo so, è il mismo che piano è. Ah, buon. Allora, dove vadi? Ho trovato un ragazzo che mi ha fatto entrare, Manuel. Ciao, Manuel. Adesso, Male. ah sì, Tanti, dove sei? mi sei Di portata. dove sei? Armagnola. Ah, e da Snamana a Melli? Sì, come fai sempre. Bravo te. Così vediamo anche la tosatura. Andateli qua già, tutti all'opera. Io ho dormito stamattina. Ciao. Vedete qua il ragazzo appeso con questo, diciamo, aiuto, sospensore, che se no tutto il giorno fino così ti spacchi. Invece questo qua non usa niente. Prego, prego. Qua abbiamo Piero Fantino. Ciao Piero. Lui organizza tutta l'operazione di tosatura, gira tutta l'Italia, isole comprese, Sardegna, Sicilia.
Cuneese Doc di più Sapesio. Vernante. Ah, chiusa peso le callì. Ah, hai sbagliato. E mi dicevi l'altro giorno quando ci siamo visti, poi vai a in Sardegna a maggio. Maggio sono primi di luglio. Magari se riesco vengo anche in Sardegna. Gli amici della Sardegna. Noi lavoriamo anche il giorno di Pasquetta, non ci ferma nessuno. Anche se Pieu andiamo avanti. Ragazzi, mangiate agnelli nostrani, questi qua non sanno cosa vuol dire il mangime. Tutto l'anno al pascolo, pascolo vagante. E i ragazzi lì di dove sono? Slovacchi. Slovacchi? Ma abbiamo Bergamo, come l'è? Bergendesura. Saluto gli amici di Bergamo. Ciao Bergamo. Valseriana. Valborraccia. Tu sei Valborraccia? Dovere. Ah, ok. Ma lo sei il gilet. Saluto Alberto Bonetti. Adesso uscirà con una camicia tutta marchiata Deggio la Mula. Bene, bene. E la farò l'uscita per la fiera di Bastia Umbra, l'Agri Umbria. E Alberto è bravo, È vicino, Ah, sì? Ci impiegate più o meno per pecora? Due minuti per pecora. Allora, vale. Che diavolo fa scastravai, sì? Io ti dico che lo fa. Qualcuno è da confasso. La vita del tosatore com'è dura, gli mancano le pecore. No, è molto duro perché c'è sotto la lana, è anche morbida. Ma bellissimo! Un materasso, una poltrona, più che naturale. Ah, sì, poi se passa ancora la lana delle pecore per dormire, ancora il numero uno. Ah sì, assolutamente. Ancora. Vieni qua, Nicola Bergamasco, che tu vieni qua vicino. Ecco, sì, no, Bergamasco. Allora, io sono anziano, lui è giovane. È il giovane che impara il mestiere. Sta imparando. No. Però ma ancora la barba giovane. Madonna, maniche corte. Vedremo fra 2 o 3 anni. Sì. Quando hai imparato bene, vedremo. Di dove sei, Teddy? Io di Bergamo, Bergamo. A propria città? Sì. Boh. E come mai questa passione, questo lavoro? Perché quei disgraziati di quei pastori di Bergamo. Lo dico io perché. Passavano gli scolati un neurone nella testa. Ah. Il tosatore c'ha qualche problema di testa. Se no non lo fa. Nel passato, nel presente, hanno tutti qualche problema. Se no non lo faresti. Non è un lavoro duro, Madonna. Quante ne fate al giorno più o meno? Io l'altro giorno ho fatto 200 precisi. 200? L'altro giorno 200, dopo l'altro giorno 190, dopo di vedere. Sì, come adesso qua che non ti arrivano le pecore.
Mi raccomando, questa è perfezione, perché ti controllano poi. Capelli. Vale, vai. E voilà! Via! Vale! Vai!
Adesso ci sono quelle tosate di ieri, dei giorni scorsi, sono tutte da dividere. Abbiamo lo svincolo. Questi qua sono piccoli, non li tosano. Quanto sei adesso come capi? Ma boh. Saspi. Queste sono le pecore che hanno sfilato alla fiera di Lusarda, dico bene? Qua vi faccio vedere questa tosatrice, è una Heininger svizzera, mi pare, e l'importatore diretto è la ditta Daniele Abbona di Genola. Adesso chiedo qua al ragazzo come mai utilizza questa tosatrice. Come mai hai questa marca di tosatrice? Mi piaceva, funziona bene, però vedo che c'hanno tutti la Lister. Io mi trovo bene con questa. Dopo è questione di abitudine. Ci vuole qualche sussidio per comprare le macchinette da tosare, almeno non solo sussidi per costruire le fabbriche, anche per tosare le pecore ci vogliono i sussidi. I pastori spendono migliaia e migliaia di euro per tosarle, ma della lana non prendono più niente. E la lana è un problema, mi hanno detto che nessuno la ritira più, non vogliono ritirarla, rifiuto speciale. No, tu parli. No. Allora, tu sei l'unico, lui che non siete appesi, perché c'hai il fisico forte. No, fisico forte. Ma tutti, però la schiena non ti fa male la sera? Ma tutti in schiena male, i pesci che c'hai, queste senza dolore, no, solo schiena. È un lavoro duro. I capelli. Sì, tutto dolore, non solo schiena. Bisogna proprio aver passione. È vero? Se no non lo faresti questo lavoro. Perché sai, sì, vero. Di dove sei te? Slovacchia. Paese? Capitale Bratislava. Montagna.
no montagna, sto più vicino all'Ucraina. Ah, boh, boh. 70 km più quella, l'Ucraina. Ok. Paese, vicino paese Brano. Loro lo conosci perché piccoli. Sì, 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 sì. Quella lì che c'ha spicciù. Vabbè. Bravi, bravi. Questo è un lavoro serve che... Mi piacciono questi. Perché anche, cada anche uno non, non tanto quei cavalli da corsa non mi piacciono. Subito. Il nostro lavoro, il nostro problema è il nostro lavoro. Quella roba lì, esatto, quei cammellini. La storia c'è tuo. E mi dicevo, quella lì, quella macchina lì invece gira flessibile, quindi lui gira attorno alla pecora. Meno lavoro, ah. Non dolore più, questo è sempre una posizione non riesco. Dovete girare la pecora, ho capito. È sempre bello vedere un po' diverso. E voi state tutto l'anno in giro? In Italia abbiamo 5 mesi. 5 mesi? 3-4 mesi, dopo 1 2 mesi, massimo. Ah. E poi vai anche in Sardegna? Lui sì. Noi. E tu no? Non riesco, c'hai sempre due mani, non riesco a prendere tutto il mondo. Tu che c'hai grossa spalla, che c'hai 20-30 ragazzi, credo prende più. Cioè che c'hai possibilità, tu non riesco a prendere tanti, tanti. Capito. Perché parola una che arrivi un po' di fare fai peccamoio che sì, sì, sì. Ai tuoi clienti parliamo adesso il nostro cliente so una volta e noi terminiamo e poi arriva a nuovi ragazzi e noi terminiamo arriva il giorno che si è finito la lavoro. Ah sì sì, quando blu. Bravi, bravi, complimenti. Buon ragazzi, viva salute a tutti. Piero, ti mando poi un po' di clienti nuovi allora. Dai, Manduma, telefonate a Deggio, Deggio vi indirizza Piero. Maurizio, buon travai. Continui a mappare. Ciao, ciao, alla prossima. Magari quando le fa mio figlio vengo a trovarti. Ciao Berghem! Ciao, ciao Diego! Stamme bene, se veduma, ci vediamo a Borno per la transumanza quest'autunno! Ciao, ciao, tutti i pastori della Lombardia! Arriviamo! Viva i pastori di tutta Italia! Arriviamo, arriviamo! Andate anche su in Lombardia! Sì, eh! Sì. Saluto anche Melli qua, di lascia perdere che oggi è Pasquetta, Duma fa festa, mangiamo l'agnello, podcostine, ciao Piei, buona Pasquetta, ciao ciao. Vale, ciao, eh? Ciao, ciao!
ragazzi, qua con l'attosatore delle pecore è tutto. Adesso mi sposto a Cumiana, allevamento di Limousin. Andiamo dai fratelli Compagnoni della ditta Embry Limousin. Ciao ciao.